Per tutte le mie performance. Questa canzone è Le Strenne di Natalia di Paola Cortellesi e Neri per caso. È un film natalizio, ma insomma, per aprile inoltrato direi che va bene. Sono completamente... shit! Avevo un dito arancione. Adesso ne faccio arancione. Ma vediamo. Guardate che roba. Perché quando si è furbi, queste sono le cose che succedono. Bene, 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 sono esaurita. Siamo solo a martedì. Vabbè, a martedì. Siamo a martedì. Bye. Farò due video con questo perché mi sa che sto andando un po' pelle lunghe. Beh, dai, i pennelli sapete, sono sempre gli stessi, non devo dirveli. Bene, questo è il 14. Che prenda per il 14? A proposito, non ho ancora dato un massaggio. Questo qui, questo rossiccio qui. Tra poco il telefono ricomincerà a suonare, perché questa persona quando non risponde ai suoi messaggi inizia a fare squilli a manetta e poi massaggi. Fa molto tossica il rosso sotto. Sono completamente arancione anche questa parte. Niente, stasera non è serata per il trucco. Poi vediamo. Aspettate un secondo. Ok, prendo la palette del contouring, esattamente questa, e con il 168 proviamo, siamo coraggiosi, proviamo quello più scuro. Non l'ho mai provato fino ad ora, quindi se divento come Obama, forse non era il colore adatto, ma... Rieccoci. Allora... Beh, direi che è abbastanza lieve. My God. My God. Facendo dei casini incredibili questa sera. Non è male. Sembra molto più scuro dalle fotocamere di quello che è in realtà. Cosa usiamo?
Poi prendo quest'altra palette, perché ne ho un'altra. Questa qui. Che meraviglia, che meraviglia. Cosa ci mettiamo? Figo questo arancione. Facciamo tutto in tinta. Sono un'arancia meccanica. I bambini. Sembra un pagliaccio però. È solo a puro scopo sperimentativo. Beh dai, non male direi. Non sono molto scriventi questi, appunto, no. Sono molto polverosi. Vabbè. Però con un altro passato non sono male. Ho delle occhiaie completamente arancioni, a quanto pare. Allora, ma ci prendo questo qui, 40, e proviamo questo highlighter bianco. Figata. Questo è molto fico. Mi piace. Dove metto il pochirello? Sennò diventate un po' bianche. Abbiamo una sfumatina. Mio Dio, tutto quell'arancione. Allora, adesso facciamo una bella stupidata. Voi non fatelo mai, ma io lo faccio, che sono scema. Prendo un po' di correttore e lo metto sotto qui, perché non posso andare via con queste occhiaie arancioni. Olè. Già meglio direi. Wow, ho un occhio diverso dall'altro. Sono completamente rincoglionita, oserei dire, questa sera. Infatti vedete che sto facendo uno schifo di trucco. Ok, volevo provare, vediamo se c'è tipo una terra. No, qui no. Ecco, forse nell'altra da 78 Ford che ho in camera c'era anche una terra. Bella questa, però quello che per gli occhi tu dici è tutto giallo e patite come al solito. Io direi di provare questa qui. Ci trovo un pennello a caso. Proviamo questo qui. Certo che se li facevano un po' più grandi magari c'entrava anche il mio pennello. Non oso pensare come sarà quando userò quelli da 78, che li è piccoli come gli ombretti. Credo li userò tutti assieme, passo così. Un attimo le matite mascara e poi vi faccio vedere l'effetto finale. Ciao. Eccoci qui, matite mascara, carino. Poi ci aggiungo questo gloss. Della Chanel. Cos'è? Gloss Shimmer 05. Questi sono ancora più sbellicicosi dei... mi sfugge Lazzarillaxis di Manco. Ed ora me ne vado, altrimenti mi picchiano. Ciao ciao.